Sesta giornata, il kit del Canta, il momento più atteso della settimana, il video più atteso, il video per intenditori. Sotto ci sono dei commenti sempre entusiastici quanto mi piace questo format, e sinceramente piace anche a me in questo format, lo sapete. Andiamo ad analizzare le curiosità e le statistiche dei match della giornata, di ogni singolo calciatore che ha qualche particolarità con il suo avversario, e soprattutto andiamo ad analizzare lo storico degli arbitri con le rispettive squadre che arbitrano, e questo è molto godurioso. Vi ricordo che questo format è in collaborazione con fantacalcio.it, e dunque oltre a questo video uscirà un articolo sul sito fantacalcio.it che potete andare a leggere nel mio blog Il Kit del Canta, ed in più uscirà fuori un reel in collaborazione tra me e fantacalcio.it su Instagram, nel quale andremo a mettere graficamente i 9 casi più eclatanti della giornata. Ed iniziamo con l'anticipo Juventus-Lecce. Come già detto nel mio video dei Canta Consigli, quello uscito ieri, dove analizzo tutte e 10 le partite dal punto di vista fantacalcistico, prima volta nella storia che Lecce affronta la Juventus standogli sopra in classifica. Però la tradizione ovviamente è favorevole alla Juventus, over 2,5 in 9 delle ultime 10 partite in casa contro il Lecce, ed in più la squadra torinese è sempre in 9 delle ultime 10 partite ha segnato almeno 2 gol a Lecce, dunque sfida che pende statisticamente verso la Juventus. Tra l'altro la Juventus ha vinto tutte le ultime 5 partite disputate di martedì in Serie A, segnando ben 14 gol e subendone soltanto 2. Andiamo a vedere i calciatori invece. Il primo dei 3 gol di Nicolò Fagioli in Serie A è arrivato proprio contro il Lecce, ed era l'ottobre del 2022. Il centrocampista, che è stato anche autore di un assist nella scorsa partita con il Sassuolo, non partecipa attivamente ad una rete in 2 presenze di campionato consecutive da appunto da novembre 2022, prima a Lecce e poi all'Inter, 2 gol consecutivi. Dirige il match l'arbitro Giua. Con l'arbitro Giua in campo, la Juventus ha uno score invidiabile: 3 partite, 3 vittorie. Cagliari-Milan. Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A, 45 sconfitte su 80 partite giocate, e completano il bilancio soltanto 8 vittorie del Cagliari e 27 pareggi. Tra l'altro il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A. Più nel dettaglio, il Milan ha ottenuto 6 successi nelle ultime 7 gare contro i sardi nel massimo campionato e subendo appena un gol. Passiamo ai giocatori. Parliamo di Olivier Giroud. Il primo gol di Giroud con il Milan tra tutte le competizioni è arrivato proprio contro il Cagliari, anzi fu una doppietta, era il 29 agosto 2021 in Serie A. Tra l'altro il francese è l'unico giocatore di questo campionato che ha partecipato ad almeno un gol in tutte e 5 le prime giornate del campionato, 4 gol e 3 assist, complimenti a Olivier. Passiamo a Empoli-Salernitana, subito un record storico, purtroppo negativo. Perché? Perché l'Empoli è la prima squadra nella storia del campionato che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare neanche un gol nelle prime 5 giornate di Serie A. Passiamo ora invece ai calciatori. Parliamo di Sebastiano Luperto, che è l'unico giocatore dell'Empoli ad essere rimasto in campo per tutti quanti i minuti nelle prime 5 giornate di campionato. E tra l'altro la Salernitana è la squadra che il difensore ha incontrato più volte in Serie A senza mai perdere, 2 vittorie e 2 pareggi su 4 incontri. Attenzione invece a Antonio Candreva dall'altra parte, perché Candreva ha preso parte a ben 8 gol in 9 sfide contro l'Empoli, 4 gol e 4 assist. Dunque Candreva on fire quando vede l'Empoli. Verona-Atalanta. L'Atalanta ha vinto tutte le ultime 3 trasferte a Verona in tutte le competizioni, ma a partire dallo scorso febbraio nessuna squadra ha perso più gare fuori casa dell'Atalanta in Serie A. 7, non ci credete? È vero! Tra l'altro curiosità sui giocatori: Darko Lazovic ha segnato 2 reti contro l'Atalanta in Serie A, inclusa la sua ultima marcatura nel torneo, era il 20 maggio scorso. Contro nessun'altra squadra ha fatto meglio nel campionato italiano, ha fatto 2 reti anche contro Sassuolo e Cremonese. Parliamo invece di Theon Koopmeiners, che ha realizzato anche lui 2 gol contro l'Hellas Verona in Serie A. Solo contro Monza e Torino ha segnato più gol nel torneo, 3 reti a entrambi. Tra l'altro entrambi le reti del centrocampista olandese contro il Verona sono arrivate al Bentegodi. E andiamo a vedere l'ultima curiosità del match, che riguarda l'arbitro Dionisi. Con lui in campo l'Atalanta ha sempre vinto, 4 partite, 4 vittorie. Inter-Sassuolo è una sfida incredibile statisticamente parlando. Perché? Perché il Sassuolo
porta ricordi nefasti nei nerazzurri, come l'Inter porta ricordi nefasti nei neroverdi. Perché? Perché il Sassuolo ha vinto 8 delle 20 sfide in Serie A contro l'Inter. Solo contro l'Hellas Verona i neroverdi hanno ottenuto più successi nel torneo, ma l'Inter ha vinto 5 delle ultime 6 partite contro il Sassuolo in campionato, e tra l'altro 2 delle 3 peggiori sconfitte del Sassuolo in Serie A sono arrivate proprio contro l'Inter, 0-7, sia nel settembre 2013 che nel settembre 2014. E andiamo a vedere una curiosità su entrambi i due protagonisti di questa sfida, Lautaro Martinez e Domenico Berardi. Il Toro ha segnato 5 gol contro il Sassuolo in Serie A, inclusa la prima marcatura multipla nel torneo, la doppietta del 20 ottobre 2019. Solo contro il Cagliari, 9 reti, ha fatto meglio nel torneo. E tra l'altro l'attaccante argentino ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia dell'Inter proprio contro il Sassuolo. Era il 19 agosto del 2018 in Serie A. Domenico Berardi invece ha già realizzato 7 gol contro l'Inter in Serie A, e tra i giocatori in attività nessuno ha realizzato più gol contro i nerazzurri nel torneo. Ne ha fatti 7 anche Antonio Candreva. Lazio-Torino. La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime 5 partite di campionato giocate contro il Torino, 4 pareggi e una sconfitta. Tra l'altro, piccola chicca, nessuna squadra della Serie A attualmente ha subito più gol della Lazio nei primi tempi, e la Lazio ne ha subiti ben 5. Passiamo ai giocatori. Pietro Pellegri ha realizzato contro la Lazio la sua unica marcatura multipla in Serie A. La doppietta con la maglia del Genoa era il settembre 2017. L'attaccante italiano ha segnato in totale 3 reti contro i biancocelesti nel torneo e sono la sua vittima preferita. Curiosità infine sull'arbitro Fabbri, che dirigerà il match. La Lazio è la squadra alla quale ha assegnato più rigori a favore, 5 in 13 partite. E passiamo a Napoli-Udinese. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 14 gare contro l'Udinese in Serie A, vincendo 12 volte su 14 e realizzando ben 2.6 gol di media a partita. Il Napoli tra l'altro ha vinto tutte le ultime 9 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A, e l'ultima volta che ha mancato il successo contro i friulani, sapete quando risale? Al 7 dicembre 2013, 3-3. Vi faccio alcuni nomi dei marcatori e vi risveglio dei ricordi assurdi: doppietta di Pandev e gol di Zemaili per il Napoli, Bruno Fernandes, Bastà e Ertò per i bianconeri. Tanta roba. Passiamo a due giocatori in cerca di riscatto, Osimhen e Lovric. Victor Osimhen ha realizzato 5 gol contro l'Udinese in Serie A, solo contro il Sassuolo, e ne ha fatte 6, ha fatto meglio nel torneo. Il nigeriano tra l'altro ha trovato il gol in tutte le ultime 4 sfide contro l'Udinese in Serie A. Contro nessun'altra squadra ha mai segnato 5 partite di fila nel torneo. Passiamo invece a Lovric. L'ultimo gol di Sandy Lovric in Serie A è stato realizzato proprio contro il Napoli. Era il 4 maggio scorso. Tra l'altro, curiosità, tutte e 5 le reti del centrocampista sloveno nel torneo sono arrivate su azione dall'interno dell'area di rigore. Frosinone-Fiorentina. Il Frosinone ha raccolto ben 8 punti nelle prime 5 giornate della Serie A, l'ultima neopromossa a raggiungere lo stesso bottino al medesimo punto del torneo era stato il Livorno nel 2013-2014, solo che il Livorno concluse quel campionato all'ultimo posto. Continua comunque l'incredibile statistica della Fiorentina. Tra tutte le competizioni dei 5 maggiori campionati europei in corso, nessuna squadra ha segnato più reti di testa rispetto alla Fiorentina, 7, così come l'Union Berlino e il West Ham. Monza-Bologna, ed iniziamo con una statistica particolare sull'arbitro Pezzuto. Con lui in campo il Monza vanta il 75% di percentuale di vittoria, 4 partite 3 vittorie, mentre il Bologna vanta un invidiabile 100% di vittorie, 3 partite, 3 vittorie. In più, in queste 3 partite il Bologna ha subito soltanto un gol. L'unica statistica interessante della partita poi riguarda Roberto Gagliardini. Nell'ultima occasione in cui ha trovato il gol in Serie A dopo un lungo digiuno, era il dicembre 2021, Gagliardini ha poi segnato anche nella gara successiva. In quel caso segnò contro Spezia e Salernitana. Il Bologna, però, è la squadra da lui più volte affrontata nel massimo torneo, ben 12 volte, senza aver mai partecipato ad una rete, né gol né assist.
E concludiamo con Genoa-Roma. Qua c'è una paginata di statistiche. Allora, la Roma è rimasta imbattuta da 16 gare consecutive contro il Genoa in Serie A, 12 vinte e 4 pareggiate, e in questo periodo è rimasta senza segnare solo in una partita, proprio la più recente, lo 0-0 del 5 febbraio 2022. Tra l'altro, il Genoa non ha segnato in nessuna delle ultime 3 sfide contro la Roma in Serie A, e nella storia della competizione solo una volta è riuscita a stare 4 volte contro la Roma senza segnare, era tra il 39 e il 41. La Roma poi, tra l'altro, ha vinto le ultime 3 trasferte contro il Genoa in Serie A e potrebbe battere il grifone per 4 match esterni di fila per la prima volta nel campionato. Curiosità sulla coppia gol della Roma: soltanto contro l'Udinese, e ne ha fatti 10, Paolo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro il Genoa, e ne ha fatti 9 in 13 partite. Tra l'altro, al Ferraris contro il Genoa è arrivata inoltre la prima delle sue 3 triplette nel massimo campionato, nel 4-2 della Juventus del 26 agosto 2017. Curiosamente, tutte queste triplette sono arrivate tutte in trasferta. Parliamo invece di Lukaku: il Genoa potrebbe diventare anche la prima squadra contro cui Lukaku realizza almeno 3 marcature multiple, considerando i 5 principali campionati europei, 2 doppiette finora al Genoa. Il belga inoltre contro i liguri vanta il record, condiviso con il Torino, che l'abbiamo visto la settimana scorsa, di partecipazioni attive in Serie A Team, 8, frutto di 6 gol e 2 assist. Dunque la schieriamo la coppia in questa partita. Ah, dirigerà il match l'arbitro Orsato. Qua un'altra paginata di statistiche. Con lui in campo la Roma non solo ha meno del 33% di partite vinte, solo 13 su 40, ma i giallorossi non vincono addirittura dal lontano novembre 2020, Roma-Fiorentina 2-0. Da allora 7 partite arbitrate da Orsato, 0 vittorie. Comunque va peggio al Genoa, che non vince con Orsato in campo da 12 partite. Era il lontano agosto 2016, Genoa-Cagliari 3-1. Però per concludere c'è anche una statistica positiva di Orsato con il grifone. Il fischietto di Schio infatti non concede un rigore contro il Genoa da ben 26 partite. Era l'ancor più lontano gennaio del 2010, Milan-Genoa 5-2. Però in quella partita di rigori contro gliene concesse ben 3. Si conclude qui il video, il kit del Canta per la 6ª giornata. Ovviamente vi ricordo che potrete trovare l'articolo completo sul sito fantacalcio.it, appunto sotto il banner il kit del Canta, oppure un piccolo reel riassuntivo nei post in collaborazione con fantacalcio.it. E poi vi ricordo la live di stasera alle ore 19 sul mio canale YouTube, per andare ad analizzare le ultime dei campi, le formazioni ufficiali di Juventus Lecce e consegnare le nostre formazioni, perché è ora, perché c'è il turno infrasettimanale. Nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web, e se hai capito la battuta sei uno zozzone. E molti continuate a chiedermi: ma perché, qual è il primo divano più famoso del web? E io resto allibito. Uno mi ha detto: ma è quello dei Simpson?